Benvenuti in un nuovo video. Ho acquistato un oggetto veramente che mi sta cambiando la vita. L'ho acquistato non con l'intenzione di farci un video, ma lo faccio perché, come è utile per me, penso che sia utile anche per voi. L'oggetto in questione non è niente di così straordinario, però è un caricatore multiplo USB. Costa solamente 9 euro su Banggood, poi metto il link, codice sconto in descrizione, tutto quanto. Su Amazon ce ne sono altri, però non ce ne sono di così carini a questo prezzo, e poi vi spiego anche le varie funzionalità. Perché ho deciso di acquistarlo? Molto semplice. Io solitamente per caricare powerbank, GoPro, caricatore della Sony, telefono o tantissimi altri accessori che ho bisogno di prese USB per ricaricarli, cosa facevo? Usavo il caricatore del Mavic, solamente che ha una presa USB libera e un'altra micro USB, per cui dovevo avere altre prese. Spine non ne ho più, da attaccare magari gli adattatori per il telefono, e se attaccavo magari l'iPhone o il powerbank all'iMac, poi magari mi dimenticavo, spegnevo il computer e non mi caricava più niente. Ho deciso di acquistare questo, mi è apparso per caso, poi ho scelto il modello migliore. Perché dico che è il modello migliore? Prima di tutto volevo una cosa senza ricarica veloce, in modo tale che le batterie del telefono, anche se è abilitato per la ricarica veloce, oppure gli altri accessori, si ricaricassero a 1 ampere. È un pochino più lento, però così non si rovina assolutamente la batteria. Naturalmente è 5 volt, ma la cosa bella cos'è? Che ha un piccolo schermo posto al di sopra. Andiamolo ad attaccare. Naturalmente è una presa attaccata alla corrente di casa, vi arriva già versione europea. Eccola qua, vi dirà i volt, quindi 5.09. e poi se andiamo ad attaccare magari il telefono, adesso ho tutti i cavi che ho tolto da lì, quindi è un bel groviglio. Attacchiamo il telefono qua sopra, naturalmente va in carica, ormai è 100%, e vediamo appunto anche l'amperaggio che dà al telefono. Ora è che 100%, quindi darà 0.03 volt. se invece dovesse caricare il telefono, ora tutto carico perché lo sto testando da alcuni giorni, sto caricando tutto e mi sto trovando benissimo, però vediamo proprio che eroga ogni presa 1 ampere, 0,30 volte se c'è solamente un cavo di ricarica inserito. Mentre se andremo ad utilizzarli tutti, fino a 4 li caricherà appunto 1 ampere, poi da 4 in poi, quindi se aggiungeremo l'ultimo, ci caricherà un po' di meno, 0,9, perché distribuirà i 4 ampere su tutte le 5 prese. Veramente un accessorio fantastico, mi mancava sulla scrivania, è anche carino da tenere e mi risolve un bel problema che è la ricarica di tutti gli accessori. Perciò super consigliato, ve lo metto qua sotto in descrizione. Per quanto riguarda la spedizione, se avete fretta, priority line, però io non ve la consiglio perché è praticamente la metà del suo prezzo, costa 4 euro e vi arriva in 10-14 giorni. Mentre se fate come me, consigliato, la spedizione è gratuita e vi arriva in circa un mesetto, però poi avete un accessorio super utile. La recensione barra consiglio di questo accessorio finisce qua. All'ultima cosa negativa è che se andiamo a caricare solamente un accessorio, quindi andiamo a inserire magari l'iPhone oppure la GoPro utilizzando solo una presa, fa un piccolo ronzio. Se invece poi andiamo ad utilizzare più prese, il ronzio sparisce. Penso che sia qualcosa di elettrico che deve trattenere l'amperaggio, non so. Comunque penso che sia una cosa del genere. Noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non sei ancora iscritto, attiva la campanella per ricevere le notifiche. Ciao!